Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi, il 7 di gennaio, festeggiamo insieme il compleanno della mia mamma. E questo è il bellissimo mazzo di fiori che io e mio padre abbiamo deciso di regalarle. Oggi vi proporremo una torta davvero semplice che a lei piace tantissimo, la torta noci e cioccolato. I due ingredienti si abbinano perfettamente, anche per la presenza di varie consistenze e gusti. Croccante e morbido, amaro e dolce. Con pochi passi e con pochi semplici ingredienti vi presenteremo una torta davvero semplice e veloce da preparare, adatta per tutte le occasioni speciali, come i compleanni. Iniziamo! Mettiamo in una ciotola 5 albumi e un pizzico di sale. Poi montiamo per 15 secondi circa. Aggiungiamo in tre fasi 150 g di zucchero semolato e montiamo per circa 10 minuti, fino ad ottenere un composto lucido e stabile. Sbattiamo i 5 tuorli con un frustino e le aggiungiamo agli albumi montati. Aggiungiamo anche i semi di vaniglia e 125 g di farina 00, sempre in tre fasi. Mescoliamo con movimenti lenti dal basso verso l'alto, facendo attenzione a non smontare il composto. Infine aggiungiamo 60 g di noci tostate e tritate finemente al composto. Continuiamo a mescolare delicatamente. Iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati con le nostre nuove idee. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro imburrata e con un foglio di carta forno sul fondo e ci trasferiamo l'impasto. Livelliamo con una marisa e con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici dal centro verso l'esterno. Cuociamo a forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 30 minuti. Fare la prova a stecchino passati 25 minuti. Nel frattempo tagliamo finemente 100 g di cioccolato fondente al 75% con un coltello. Mettiamo il cioccolato nel passino e setacciamo per bene. Dovremmo ottenere almeno 20 g di polvere. Se è troppo poca, triturate ancora il cioccolato. Separiamo la polvere di cioccolato dai pezzi più grandi e li mettiamo in due ciotole diverse. In un'altra ciotola mettiamo 500 g di mascarpone e lo ammorbidiamo con una marisa. Aggiungiamo poco alla volta 300 g di panna montata zuccherata mescolando molto delicatamente, per non farla smontare. Aggiungiamo i semi di vaniglia ed è giunto il momento di utilizzare la polvere di cioccolato messa da parte in precedenza. Servirà ad arricchire la crema di colore e sapore. Adesso assaggiate. Se vi sembra poco dolce, come nel nostro caso, aggiungete 70 g di zucchero a velo vanigliato. Mescoliamo per bene. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Sforniamo il pan di spagna e lo lasciamo a riposare 5 minuti nella teglia. Poi lo giriamo, togliamo la teglia e la carta forno e lo lasciamo a raffreddare su una graticola completamente. Finché il pan di spagna raffredda, ci occupiamo della bagna e mettiamo 30 g di zucchero in un pentolino. Cuociamo sul fuoco finché raggiungerà un colore ambrato. Abbassiamo il fuoco al minimo e aggiungiamo 150 ml di acqua naturale poco alla volta, stando attenti alla reazione dello zucchero. Alziamo il fuoco e cuociamo per 3-4 minuti. Mettiamo da parte fino al completo raffreddamento. Tagliamo adesso il pan di spagna in tre parti uguali con un coltello.
Guardate che bel colore e che bella consistenza che ha. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi su un piatto da portata spalmiamo una noce di crema. Aggiungiamo la base di pan di Spagna e lo bagniamo abbondantemente con lo sciroppo. Aggiungiamo un terzo della crema e la livelliamo per bene. Cospargiamo su tutta la superficie metà del cioccolato ottenuto in precedenza. Prendiamo 200 g di noci tostate tagliate grossolanamente e ne aggiungiamo un terzo sopra al cioccolato. Schiacciamo leggermente con le mani e aggiungiamo una noce di crema per far aderire il pan di Spagna. Appoggiamo sopra il disco centrale e ripetiamo lo stesso procedimento precedente, quindi sciroppo, un terzo della crema, il restante cioccolato, un terzo delle noci perché le restanti serviranno per la decorazione e una noce di crema sopra. Adagiamo sopra l'ultimo disco, lo bagniamo molto bene con lo sciroppo e ricopriamo interamente la torta con la restante crema. Con il dorso di un cucchiaio picchiettiamo molto delicatamente sulla superficie della torta, donando un effetto che richiama il griglio della noce. Mettiamo la torta in frigo per almeno 6 ore, o meglio tutta la notte. Ammirate che torta meravigliosa, in tutta la sua semplicità! Ok amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta alle noci e cioccolato fondente. Guardate che bellissima stratificazione! Vi assicuro che con questa torta abbiamo fatto davvero jackpot. Il pan di Spagna è cotto alla perfezione, leggero e ha un piacevole retrogusto di noci tostate. La bagna al caramello lo rende perfettamente morbido e lo prepara per la deliziosa e vellutata crema, che con queste note di scaglie di cioccolato e noci tostate le vanno a donare la croccantezza che serve per renderla speciale. Insomma, è una torta davvero straordinaria, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.